Allora, iniziamo, continuiamo anzi il nostro percorso e oggi parleremo ambiente, conflitti ambientali, sono tutte queste cose. Laura, se avete troppo libero, darci una mano. Lei poi vede come per tutti i nostri relatori la biografia, lavora in un'associazione abbastanza piccola ma molto sveglia, che si preoccupa di mettere insieme riflessioni, ricerche, analisi su quello che è la realtà nella quale poi siamo vivendo. Noi abbiamo chiaro che questo corso è un percorso diciamo, per educarci alla pace, no? Che l'altra volta non è tanto la Giuliano, non è tanto la banale, insomma, aiutare ad abbassare il livello del pretese, che è quella di un viaggio. Allora, cercando di capire dove possiamo incontrare una realtà che abbia a che fare con la pace, con la giustizia, non possiamo non attraversare l'ambiente per tanti motivi, ma ora ci aiuterà a capire quali. Avete il dossier, che è quello che ha un po' accompagnato la riflessione sulla campagna. Il dossier è molto tecnico sui cambiamenti climatici. Noi cercheremo, oltre a questo, oggi di dare anche un'altra lettura. Non voi, lei ci aiuterà a fare un'altra lettura, che è quella che fa riferimento all'ambiente come luogo nel quale comunque noi costruiamo la nostra vita, cioè in termini positivi, in termini negativi, in termini conflittuali, in termini relazionali, in termini creativi. Insomma, è il luogo dove noi siamo. Non è pensabile pensare a un ambiente dove si può essere felici in un ambiente brutto. Poi il concetto di brutto l'ho immaginato come volete, no? E questo credo che sia un altro aspetto determinante. Non è solo il mantenimento, già una grossa cosa, ma è anche piano piano arrivare a concepire che il vivere in un ambiente dove si rispetta la natura, si rispetta la vita degli uomini, abbiamo tutti l'opportunità di gestire la nostra creatività, i nostri sogni, le nostre relazioni con più coerenza e con più convinzione. Ecco perché voi abbiate sempre come sfondo, quando vi perdete cioè di chi stiamo parlando, la parola pace, e vedrete che poi piano piano i nodi si stringeranno sempre di più. Io finisco qui, lascio la parola a Laura, è stata molto disponibile, siamo già incontrati, ripeto, è un'esperienza bella che anche cercare di capire ci può aiutare a scoprire come può, se poi, abbiamo detto più volte, il lavorare per la pace non implica necessariamente il partire per territori pericolosi, ma significa aprire gli occhi e guardare quello che abbiamo qui, perché si può anche iniziare a lavorare per questo. Grazie, no? E buon lavoro. Allora, già mi ha un po' introdotto, però lo farò anche io un po' io, spiegandovi un po' innanzitutto di cosa è tanto. L'associazione Sud è un'associazione che è a 9 minuti a piedi da qui, quindi vicinissima, e che da ormai 17 anni si occupa di fornire strumenti alle comunità che sono impattate da problematiche ambientali. Questa cosa ci può sembrare complicatissima, ma quello che andremo a fare oggi è capire cosa significa effettivamente questa cosa. Ci occupiamo di formazione sia a livello accademico che nelle scuole, ci occupiamo di comunicazione e di progettazione su questi ambiti. Siamo nati diciamo, facendo più cooperazione internazionale, ma invece a un certo punto ci siamo resi conto dell'importanza anche di lavorare nel territorio italiano e di affrontare quindi le tematiche ambientali anche nel nostro territorio. Io sono Maura, lavoro in Assemblea da circa 8 anni. E mi occupo prevalentemente di ricerca, anche un po' di formazione come potete vedere oggi, però il mio ruolo in assoluto diciamo, è prevalentemente quello di fare ricerca sui conflitti ambientali e di mantenere questo strumento che è la Camera dei conflitti ambientali che oggi vi presenterò.
Quello che volevo fare innanzitutto è capire chi ho di fronte a me, anzi chi sei in questa propria circolare. Ve lo chiedo perché mi è utile anche perché per capire come equilibrare insomma, la discussione e il discorso che poi andrò a fare oggi. Siccome, non so, però solitamente ogni volta che faccio questa cosa c'è sempre un po' di timore a esporre, ho preparato questo giochetto piccolissimo, che io lo faccio anche con i bambini e con i bambini con tutti, che non so se avete già visto. Comunque, vi permetterà di presentarvi arrotolando questo filo alle vostre dita, e quindi voi inizierete dicendo: ciao, sono Maura, mi occupo di ricerca in Assud, sono abruzzese, e potete parlare quanto vi pare. Di solito i bambini quando sono i ragazzi più timidi dicono: ciao, sono Maura, invece quelli ciuli corroici arrotolano. Quindi potete decidere voi la velocità con cui andare. Mi è utile anche per capire soprattutto quanto sapete dell'argomento che andremo a trattare, quindi ambiente e conflitti ambientali. Okay. Aiutami perché non te lo so. Sì, no? Quindi ne faccio altri. Sì. Gabriele, ho 22 anni e non ho mai approfondito queste tematiche ambientali e come Raffaella sono alla mensa della Caritas a Colleone. Ciao, sono Giulia, studio antropologia e faccio il servizio di vita sanitaria a Caritas e anch'io conosco poco il conflitto ambientale. Io sono Francesca, ho 26 anni, sto facendo il servizio civile a Ferrodel, che è un centro per rifugiati politici della Caritas, e anch'io non sono molto informata sull'argomento. Ciao, sono Chiara, ho 24 anni, anch'io faccio parte del progetto a Ferrodel, al centro d'accoglienza, e ultimamente mi incuriosisce molto questo tema.
Ciao, sono Matteo, anch'io lavoro al Ferrodel e anch'io anch'io voglio approfondire molto questo argomento che lo ritengo abbastanza centrale in questo momento storico. Ciao, mi chiamo Bianca, ho 24 anni, studio servizio sociale e non conosco molto le tematiche che dobbiamo affrontare oggi. Ciao, sono Adelaide, ho quasi 20 anni, studio primo anno di ingegneria ambientale e faccio parte, tramite gli scout, faccio servizio nell'area pace mondiale della Caritas. Ciao, mi chiamo Elias, ho 28 anni. Sto facendo studio storia, sto facendo il servizio civile qua con la Caritas, nell'ufficio pace e mondialità. Io sono Cristian, sono pugliese, sono laureato in lettere, ho 26 anni, sto facendo il servizio civile in questa struttura nel progetto operatori di pace e non sono molto informato riguardo a queste tematiche. Ciao, sono Luigi, ho 23 anni, sto male, sto facendo il servizio civile con l'area sanitaria della Caritas, studio relazioni internazionali e sono, penso, abbastanza informato sulle tematiche ambientali. Ciao, sono Katia, naturalista e attivista ambientalista ai tempi dell'università e cooperante internazionale in emergenze ambientali e alimentari, 3 figli. Ciao, sono Elisabetta, ho 22 anni, sono laureata in scienze politiche ma studierò antropologia in magistrale e sono informata solo a livello di opinione, cioè quanto le persone normali sono informate sono informate a livello specialistico sulla comunità. Sono Benita, ho 27 anni, faccio il servizio civile nell'area sanitaria della Caritas. Io sono Giorgia, ho 25 anni e faccio servizio civile per la Caritas alla Seconda del Corpo e per quanto riguarda le tematiche ambientali, insomma, non so, solo quello che emerge diciamo dai media e da questo fuori. Ciao a tutti, sono Maria, ho 19 anni e attualmente sto svolgendo anche io il servizio civile verso la Seconda del Corpo e riguardo all'ambiente mi sa poco, ma non ci vedo molto più con me. Io sono Giulia, sono laureata in antropologia e presso il servizio al centro d'ascolto stranieri della Caritas, che è in via delle Zuccolette. E questa tematica mi interessa moltissimo, però temo come alcuni di loro di saperne diciamo, in maniera abbastanza superficiale, quindi mi interesserebbe saperne più. Io sono Angelina e ho 24 anni. Sono laureata all'istituto sociale e faccio servizio civile per il centro di ascolto stranieri e anche io vado a studiare giusto quello che si è aggiungito sulla sistema. Ciao a tutti, sono Lorenzo, ho 26 anni, sono studente di storia moderna e contemporanea, faccio servizio civile presso il centro di Zuccolette Voci del Mondo e sto all'interno del forum della difesa del parco di Aguzzano e Biglio. Ne parleremo. Anzi, ne faremo parlare te allora. Ciao, sono Ello, faccio servizio civile presso il centro di ascolto e ho studiato l'operazione, quindi un pochino ho già più per l'argomento e sono tantissimo. Ciao, io sono Giorgia. E ho studiato cooperazione internazionale anch'io, quindi di conflitti ambientali, qualcosa, però non tantissimo di sicuro. E anch'io questo servizio a bere di qualità. Io sono Andrea, in carica a fare la seconda di calcio con la mia. Ho mollato la telecamera a Terry che sperava di nasconderci dietro per non presentarsi ma da dopo. E insomma, penso che
occupandomi soprattutto di servizio civile, penso che fosse fondamentale, che sia fondamentale occuparsi di queste cose, anche perché pare che poco se ne sappia, che serva qualcosa di più che il mio quotidiano girare in bicicletta. Ciao, mi chiamo Thierry e niente, faccio il servizio civile qui all'Area Pace e Mondialità. Ho 27 anni, sono un tecnico informatico. Dell'ambiente so appunto quel che è accessibile dai media e delle tematiche insomma legate ai vari problemi. Diciamo probabilmente potrei approfondire. Iniziando a parlare innanzitutto di che cosa sono i conflitti ambientali per darci appunto una definizione comune che poi ci sarà utile per il discorso che faremo successivamente. E cercare anche di capire qual è l'ambito teorico quindi che c'è dietro a questo concetto. Successivamente parleremo di quelle che sono le emergenze ambientali in Italia, quindi quali sono i fattori di rischio ambientale in Italia. Faremo un piccolo focus anche sull'attualità politica sui temi ambientali, questo per capire se effettivamente le politiche che sono state prodotte negli ultimi anni hanno prodotto o meno una serie di conflittualità o comunque hanno favorito l'emergere di conflittualità ambientali sui territori. E poi invece parleremo di quelli che sono gli strumenti che noi come Assud mettiamo in campo per le comunità che lottano sui territori appunto per la giustizia ambientale, e in particolar modo vi racconterò questo strumento che abbiamo lanciato ormai 5 anni fa, che è la Giornata dei conflitti ambientali, e successivamente andremo a vedere dei casi di conflitti che ci sono sul territorio italiano, e poi nello specifico nel Lazio e a Roma. E proveremo a raccontarli anche, proverò a raccontarvi non soltanto appunto dandovi una serie di informazioni sul caso specifico, ma anche per mezzo di reportage, delle canzoni o dei libri che sono stati fatti su questi conflitti, anche per farvi capire che un conflitto può essere raccontato in tantissimi modi differenti. E poi faremo un'esercitazione nella parte finale, anche perché dopo un po' di quel tempo che parlerò non mi chiederete, o comunque tanto seguirmi. Quindi l'idea è che, visto che prima vi farò vedere questa mappa dei conflitti ambientali, che poi siate voi a costruire una piccola mappa con una serie di informazioni che dovremo ricavare voi. La parte del conoscendo ce l'abbiamo già fatta, quindi la salutiamo. E passiamo subito all'ambito delle definizioni. Molti di voi insomma mi hanno detto, alcuni di voi mi hanno detto che già hanno sentito parlare di questo, cioè, di conflitto ambientale, alcuni sono attivisti, altri invece non ne hanno idea. Che cosa vi fa pensare a voi quando io ho detto mi occupo di conflitti ambientali, che cosa vi è venuto in mente? Cosa pensate sia un conflitto ambientale? Come risorse diciamo che sono stati chi pensa che ne hanno dei detenuti. Sì, e ci manca un altro aspetto, quindi da una parte c'è la riduzione quindi delle risorse, dall'altra parte però finché ci sia un conflitto ambientale e non sia semplicemente un problema ambientale, c'è un altro elemento in più. Qual è secondo voi? Cosa vi fa pensare la parola conflitto? Interessi. Due parti in causa. Esatto. Regolazione all'interno del territorio. L'avete un po' detto, quindi affinché ci sia un conflitto ambientale ci devono essere due condizioni. Da una parte, come dicevi tu, quindi una riduzione qualitativa del record privabili, materie prime e beni comuni. Dall'altra parte ci deve essere anche, come dice
due parti in causa, cioè che ci deve essere da un'altra parte la presenza di un'opposizione o resistenza da parte della società civile che rivendica il diritto alla vita, o comunque rivendica il diritto alla salute e a difendere appunto la tutela dell'ambiente e dei propri diritti. Ma quali sono le cause, cioè che cosa genera un conflitto ambientale? Possono esserci diverse cause. Noi abbiamo provato un po' a sistematizzarle e la prima cosa che sicuramente può provocare un conflitto ambientale sono i progetti di sfruttamento, produzione e smaltimento. Cioè che cosa significa? Possono essere per esempio dei progetti estrattivi o produzione, quindi delle industrie, delle miniere, dei campi di estrazione petrolifera. Tu prima dicevi che venivi dalla Basilicata, in Basilicata c'è il più grande giacimento di petrolio dell'Europa continentale, in cui c'è un'estrazione ormai da più di 60 anni da parte di una serie di imprese petrolifere anche italiane, la Pugliese e la Total. Quindi c'è un'area in cui c'è un'estrazione di petrolio ormai appunto da tantissimo tempo, che ha provocato una serie di problemi ambientali sul territorio anche di tipo sanitario, e poi li andremo anche a vedere. Da un'altra parte è legato alla costruzione invece di infrastrutture, quindi ferrovie, gasdotti, oleodotti. Io qui vi ho fatto il caso, cioè vi ho messo il caso della TAP, perché la TAP forse è uno dei progetti che più si è sentito a livello anche televisivo. E non so quanti di voi sanno cos'è la TAP, però io no. Avevo messo una animazione che non ha funzionato. Comunque, la TAP è un progetto infrastrutturale della costruzione di un gasdotto che dovrebbe arrivare perché è ancora un progetto che dovrebbe attivarsi in realtà quest'anno, dall'Azerbaigian fino in Puglia, per poi connettersi con la rete nazionale e arrivare appunto per la distribuzione in Europa. In realtà la TAP è un piccolo tratto di questo lungo gasdotto, ed è il tratto che va dalla Grecia, dal confine che viene da Grecia a Turchia fino al Salento. Perché che cosa è successo? Qual è il problema principale che ha fatto sì che ci fosse una mobilitazione importante da parte della cittadinanza, quindi da parte in questo caso dei salentini? Tutta una serie di ragioni, cioè innanzitutto il punto di approdo, cioè il punto di approdo, non so se voi siete stati a San Foda in Puglia. No, è un posto meraviglioso, e tra l'altro c'è questo posto che si chiama Mamma Nera, che è un locale molto importante, molto famoso in Puglia, dove ci fanno delle dance hall veramente importanti, ed è proprio in quel tratto di mare che dovrebbe arrivare il gasdotto, cioè dove stanno facendo i lavori. E, oltre a questo aspetto ludico, però che è anche un'area molto importante anche dal punto di vista naturalistico, e in più anche dal punto turistico, appunto per questa ragione, e allo stesso tempo anche è un'area in cui c'è un'altra percentuale di comunità che vive anche di pesca. Quindi questo ha fatto sì che ci fosse un po' una resistenza da parte della cittadinanza. Oltre però al punto di approdo in sé, c'erano tutta una serie di questioni, innanzitutto legato al fatto degli ulivi. L'avete sentito, c'era tutto questo problema rispetto all'espianto di un sacco di ulivi, ed in particolare legato al fatto che in realtà il gasdotto doveva arrivare a San Foca, però per connettersi alla rete nazionale dei gasdotti si deve arrivare a Mesagne, che comunque sono abbastanza lontani, e questo avrebbe provocato l'espianto non soltanto degli ulivi nello specifico lì a San Foca,
lungo tutto un tratto in Puglia. E poi appunto preoccupazioni sul fronte economico, appunto per la ragione che dicevo prima, e quindi che è un'area molto sviluppata dal punto di vista turistico e dal punto di vista ittico. È un problema invece più politico rispetto alla strategicità del gas, cioè questo progetto è stato un po' imposto dal governo affinché diciamo, fosse realizzato. E secondo diciamo, appunto, il comitato che lotta per la TAP, invece la strategicità del gas non è così appunto rilevante. E poi sicuramente per tutta una serie di impatti ambientali e sanitari legati al fatto che dentro questo movimento ci sono anche i medici per l'ambiente che sono appunto ITLE, che hanno fatto notare che non è stato fatto uno studio sull'impatto sulla salute, di quello che potrebbe provocare questo gasdotto. Questa cosa qui io ve la dico perché proverò a parlarne più volte della TAP per farvi capire una serie di concetti teorici che andremo ad affrontare. Torno un attimo indietro. A parte quindi la costruzione di infrastruttura, anche altri tipi di progetti, come per esempio la produzione di energia, quindi centrali idroelettriche a carbone o centrali nucleari. Poi nello specifico parleremo della centrale a carbone di Brindisi dopo. E poi tutto il problema legato allo smaltimento dei rifiuti, quindi che possono essere sia la presenza di inceneritori o di discariche, e sia appunto di depositi di rifiuti tossici. È notissimo, diciamo, tutto il problema legato alla terra dei fuochi che è scoppiato ormai un po' di anni fa. Quindi questo, diciamo, causa del conflitto nel momento in cui io propongo, faccio un progetto che mi permette di fare tutte queste cose qua che vi ho detto. Allo stesso tempo un conflitto ambientale può nascere anche quando non faccio qualcosa, cioè che cosa? Mancanza di politiche di salvaguardia ambientale e quindi per esempio tutti i problemi relativi al dissesto idrogeologico, quante volte sentiamo in televisione che si parla diciamo, di queste cose sempre dopo un'emergenza ambientale e non mai in maniera preventiva. Oppure un mancato o un tardivo intervento legati a dei casi di ambientali, quindi anche qui dei terremoti, di alluvioni, mancato esercizio di attività di controllo, quindi un monitoraggio continuo e in ultimo caso mancata bonifica in zone contaminate. Anche questo poi ne parleremo nello specifico, però esistono delle zone in Italia che sono riconosciute anche dal Ministero come aree contaminate che ancora oggi attendono una bonifica. In ultimo, io ho messo delle scelte politiche o comunque politiche commerciali o finanziarie o internazionali e quindi questo significa che sono diciamo, progetti e comunque, ho messo per esempio le politiche di sicurezza infrastrutturali militari come per esempio il progetto del MOS che è questo progetto che prevedeva appunto la realizzazione di questa base militare in Sicilia all'interno diciamo, di questo parco della Sicurezza. Perché i conflitti ambientali? Cioè perché un'associazione come Assud a un certo punto decide che quella è la chiave con cui, quella è la lente con cui leggere una serie di dinamiche? Cioè perché ci soffermiamo sui conflitti ambientali? Perché pensiamo che appunto sia una lente importante per osservare una serie di questioni. La prima è che è sintomo diciamo, locale di un'insostenibilità di un modello. Cioè di un modello, come abbiamo detto prima, economico, di sfruttamento delle risorse, che provoca nel breve e nel lungo periodo una serie di impatti ambientali e sanitari. Quindi diciamo, da una parte diciamo, studiare i conflitti ambientali ci permette di capire e quindi di capire che cosa non va. Dall'altra parte però c'è anche un aspetto positivo, quello che dicevo prima, finché ci sia un conflitto ambientale ci deve essere appunto una riduzione quantitativa delle risorse, ma dall'altra parte ci deve essere anche una risposta da parte della cittadinanza, no? Quindi studiare i conflitti ambientali ci permette anche di andare a studiare la cosa bella, cioè la cosa bella è la volontà popolare di partecipare alla cosa politica, no? Alla politica e quindi di partecipare e quindi come dicevo appunto nel secondo punto, quindi
negativa, cioè delle persone che a un certo punto decidono di ribellarsi al fatto che devono vivere determinate condizioni appunto a causa di una serie di progetti che vengono presi nei loro decisioni che non vengono prese nei loro territori. E l'ultimo, quello che dicevo in fondo, è che spesso queste decisioni che vengono prese con il progetto della TAP che vi dicevo prima è interessante e secondo me emblematico, perché è un progetto che appunto deciso di realizzare qui in Puglia, sebbene tantissimi amministratori locali pugliesi, quindi gli stessi sindaci, fossero contrari alla realizzazione di questo progetto. Quindi questo che cosa ci dimostra? Che molte volte c'è un po' uno scollamento tra quelle che sono delle decisioni prese a livello centrale, perché si deve fare, perché è importante, e poi invece chi quel territorio effettivamente lo vive, quindi sia in termini di popolazione e sia in termini proprio anche di decisori politici territoriali. Interrompetemi se c'è, se pensate insomma che non è chiaro qualcosa, ditemelo, quindi fate. E perché c'è stata una proliferazione di conflitti nell'ultimo periodo? Magari molti di voi appunto non lo sanno, però comunque nell'ultimo periodo, negli ultimi 20 anni, comunque c'è stata una proliferazione di questi conflitti ambientali anche in Italia. Come dicevo prima, noi prima ci occupavamo prevalentemente lavoravamo prevalentemente fuori Italia, poi a un certo punto abbiamo iniziato a studiare anche queste cose nel territorio italiano, perché ci siamo resi conto che effettivamente stanno nascendo sempre più conflitti. E le ragioni diciamo sono diverse. Da una parte sono emersi una serie di impatti di medio termine dei poli industriali, cioè tutta una serie di poli industriali che prima che erano presenti sul territorio, che precedentemente erano visti soltanto come luogo che dava un posto di lavoro alla cittadinanza. Quello che è successo nel corso del tempo è che ci si è resi conto che effettivamente la popolazione che viveva nei pressi diciamo di questi impianti iniziava ad ammalarsi di più, a stare male, il territorio circostante era effettivamente devastato. Poi lo vedremo, perché vi porterò anche una serie di dati che vi faranno capire che non è che sono io che vi sto dicendo delle cose, ma invece ci sono appunto degli studi che sono stati condotti. E dall'altra parte quindi anche il progressivo esaurimento delle risorse, e poi quindi invece dall'altro lato anche un maggior grado di conflittualità sociale e anche capacità delle organizzazioni dei comitati territoriali di fare rete. Banalmente l'uso dei telefoni, dei cellulari, anche dal punto di vista proprio materiale, il fatto che si possa diffondere le informazioni è stato essenziale anche per fare in modo che ci fosse una rete tra i comitati che si battono poi sulle queste vertenze. Io qua ho scritto rete 23 marzo perché l'anno scorso, non so se vi ricordate, c'è stata sicuramente la prima manifestazione importantissima qui a Roma legata ai Fridays for Future. E subito dopo, cioè un mesetto dopo credo, quindi fosse quest'altra era il 23 marzo, quella dei Fridays for Future, non ricordo la data, però un mesetto dopo c'è stata un'altra manifestazione che ha visto tantissimi partecipanti e che era proprio una manifestazione che è un corteo in realtà organizzato dalle realtà ambientali in Italia. Quindi l'idea era portare lungo le strade di Roma anche questo tema, non soltanto il tema della la questione climatica, ma provare a connettere anche la questione climatica con le vertenze ambientali nei territori, che sono estremamente connesse. Da dove nasce diciamo tutto ciò? Cioè, chi inizia a studiare le questioni di conflitti ambientali? Negli anni 90, diciamo, uno dei primi studi che sono stati condotti dall'Università di Toronto metteva in luce i legami esistenti tra la scarsità delle risorse e l'insorgenza di conflitti ambientali, però era uno studio condotto in realtà in delle zone di
guerra, quindi diciamo che non era specifico sulle questioni specificamente ambientali. Invece una prima definizione più vicina al nostro campo di indagine è fornita da Spielmann e Beckler, che hanno specificato appunto che i conflitti ambientali si manifestano come conflitti politici, sociali, economici, etnici, religiosi e territoriali, non conflitti sulle risorse o interessi nazionali, e in particolare sono caratterizzati dallo sfruttamento delle risorse, dal sovrasfruttamento delle risorse, dal raggiungimento delle capacità limite dell'ambiente e dalla riduzione di spazi a riproduzione della vita. Nel 99 questi due studiosi, Angelo Turco e Piero Fazzi, aggiungono una questione importante, che è quella della dimensione pianificatoria, cioè che si fa in attività, che il tasso di crescita dei conflitti degli anni era dovuto alla crescente occupazione di spazio bioriproduttivo, e quindi compre terra, acqua, biosfera, biodiversità, da parte di attori pubblici e privati. Parliamo di conflitto ambientale e non possiamo parlare appunto di giustizia ambientale. Che cos'è la giustizia ambientale? È il trattamento giusto e il pieno coinvolgimento di tutte le persone, a prescindere da razza, colore, origine, reddito, sulle questioni dello sviluppo, dell'implementazione e del rafforzamento delle leggi e dei regolamenti e delle politiche ambientali. Cioè, che cosa significa? Che è una condizione di giustizia, quindi definizione lo spiega meglio, la condizione di giustizia che esiste quando i rischi ambientali, i pericoli, gli investimenti e i benefici sono equamente distribuiti senza nessuna discriminazione diretta o indiretta. Quindi che cosa vuol dire? Che tutti quanti hanno gli stessi diritti, e tutti quanti hanno lo stesso rischio ambientale. Io qui mettevo, per farvelo capire, l'esempio del caso della TAP e della Proda di Brindisi. Cioè, che cosa è successo a un certo punto? Con la storia che vi ho raccontato prima rispetto alla TAP, a un certo punto, visto tutte le mobilitazioni che c'erano state perché non volevano l'approdo, diciamo, di questa, che realizzassero questa TAP in Puglia, a un certo punto è uscita l'ipotesi di dire: vabbè, magari effettivamente San Foca è un bel posto, facciamo che spostiamo l'approdo della TAP a Brindisi, perché Brindisi in realtà invece ha già un polo industriale, c'è già tutta una condizione devastante di quel pezzo di territorio, quindi poco male, cioè gli aggiungiamo anche questa cosa. Che cosa succede nel momento in cui si ragiona così? C'è un problema di giustizia ambientale, perché io quello che sto facendo è che sto incrementando dei rischi ambientali ad una popolazione che già vive in una condizione di rischio ambientale, quindi vado a incrementarla quella. Quindi piuttosto che pensare io quell'area, visto che ha già un rischio ambientale, io la bonifico e faccio in modo che anche i cittadini di quella di Brindisi possano vivere con le stesse condizioni con cui vive una persona che invece non vive a fianco a una centrale a carbone o a un polo industriale. Piuttosto che fare quello, l'idea era la mando lì perché là invece già stanno messi male. E tra l'altro questa cosa ci dai là per parlare di un altro concetto importante, che secondo me è importante parlarne oggi, che sono le comunità sacrificate. Cioè, in questo caso Brindisi era una comunità sacrificata. Perché? Perché per definizione le comunità sacrificate sono delle comunità sproporzionalmente soggetti a livelli più elevati di rischi ambientali rispetto alle altre. Quindi, quindi per questa ragione appunto Brindisi, no? Poteva essere appunto una comunità sacrificata. Ed è proprio dalle prime comunità sacrificate che nasce il Movimento per la Giustizia Ambientale, che ormai risale al 1982, le prime proteste che vengono fatte contro dei progetti per la realizzazione della discarica di rifiuti tossici e quindi in un'area fortemente industrializzata del fiume Mississippi, quindi diciamo che
quello che succedeva è che da quel momento ci sono seguiti una serie di studi che provano a mettere in relazione queste cose, cioè che effettivamente le aree in cui c'era un maggior rischio ambientale erano le aree in cui effettivamente c'erano anche delle persone più svantaggiate. Un altro concetto importante, e poi finiamo diciamo, la parte più di definizione e passiamo un po' più alla questione nostrane, è la definizione di NIMBY. Non so quante volte voi l'avete sentito, però anche qui vi collego la definizione con il conflitto ambientale della TAP. NIMBY praticamente è quell'atteggiamento per definizione significa non è il tuo cortile, che significa che tu questa cosa, questo progetto lo puoi fare, l'importante è che non lo fai nell'intorno dove vivo io, poi se lo fai in un'altra parte invece va bene, quindi il NIMBY sarebbe io non voglio l'adatto, però se lo fai a Brindisi va bene, perché tanto a me non mi tange. Quindi è l'atteggiamento che consiste nel riconoscere come necessario, comunque possibili, gli oggetti del contendere, ma contemporaneamente non li voglio non volerli nel proprio territorio a causa delle eventuali controindicazioni. Vi ho messo una foto che secondo me è emblematica perché è uno dei motti del movimento No TAP, che dice No TAP né qui né altrove. Quindi già il fatto che loro abbiano scelto come slogan del loro movimento questo la dice lunga proprio sulla risposta a quello che è l'atteggiamento per cui invece spesso mi dicono appunto che sono lì, perché in realtà il punto è che non la vogliono lì perché loro stanno lì e non perché sono contrari al progetto in sé nello specifico. Mi tenete il tempo perché sono senza sulle pelle. La parte iniziale diciamo era un po' più di definizione, anche un po' più noioso, però che ci permette di inquadrare invece una serie di cose che vi continuo a parlare ancora. E la parte invece che inizia ora è capire insomma quali sono i fattori di rischio che sono presenti in Italia e da che cosa derivano. È importante capire che cosa è successo anche dal punto di vista storico per poi capire la storia delle contaminazioni in Italia. Perché dico questo? Perché è ovvio che all'inizio del Novecento, anche appunto con una condizione storica, quello che è successo è che c'è stato un proliferarsi dell'industria bellica, chimica e del carbone, poi invece successivamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stato diciamo, più il periodo del petrolio e successivamente, quindi del dopoguerra, grazie anche ai consumi di massa ci sono stati tutti i problemi legati invece ad altre questioni, quindi il proliferarsi di autovetture, l'inquinamento a livello tematico oppure la plastica. Perché dico che la storia dello sviluppo industriale è connesso con la storia della contaminazione? Per una ragione, perché lo è dal punto di vista legislativo. Sapete cosa sono i SIN? Nessuno, tu che sei in genere professionale. Ancora no. Ancora si arrivi. Allora, i SIN sono i siti di interesse nazionale per le bonifiche, cioè praticamente sono delle aree che per legge, cioè lo Stato riconosce come delle aree inquinate e contaminate. L'articolo 272 del testo unico ambientale, che è la legge fondamentale per l'ambiente, ci dice che i siti di interesse nazionale sono, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinamenti presenti, al rilievo dell'impatto dell'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e nonché di pregiudizio per beni culturali e ambientali. Perché vi sto dicendo questo, ci arriviamo. Nella definizione del SIN si specifica che affinché sia un SIN devono coesistere una serie di criteri. Questi criteri sono, ora non li leggerò tutti, ma ne leggerò alcuni che sono fondamentali. Devono coesistere tutti.
socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante, quindi non solo deve essere un'area che si trova appunto in un'area di pregio ambientale, ma c'è stato un inquinamento importante. E poi gli altri, gli ultimi due articoli che secondo me sono fondamentali è l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati di acciaierie, e poi si di interesse da attività produttive estrattive di amianto. Quindi che cosa significa? Che affinché un'area definita SIN, cioè sito di interesse per le bonifiche, deve essere bonificato, vuol dire che in quell'area c'è stato nel passato o c'è ancora un'industria di questo tipo, quindi raffinerie, impianti chimici, acciaierie oppure produzione attività estrattive. Quindi questa cosa qui ci dice che effettivamente c'è una correlazione anche legislativa tra la contaminazione ambientale e le aree industriali. E sono dei siti di interesse nazionale, diciamo, sono individuati con norme di varia natura e sono perimetrati dal Ministero dell'Ambiente. Ed è del proprio Ministero dell'Ambiente che si deve occupare della procedura di bonifica. E oggi in Italia ci sono 41 siti di interesse nazionali. In realtà quando sono stati inventati o comunque definiti i siti di interesse nazionali ne erano 58 e poi sono stati declassati a 41. Questo, attenzione, non perché nel frattempo sono stati bonificati, ma perché gli altri 17 sono stati declassati a SIR, cioè hanno le stesse caratteristiche dei SIN, quindi tutte le caratteristiche che ci dicevamo prima, soltanto che non se ne deve occupare più il Ministero dell'Ambiente, quindi lo Stato, ma se ne devono occupare le regioni, per questo cambia la lettera RR di interesse regionale. Si tratta di 177.000 ettari di superficie a terra e che corrisponde allo 0,57 della superficie del territorio italiano, quindi comunque stiamo parlando di un territorio importante che coinvolge tutte le regioni, quindi in tutte le regioni dell'Italia ci sono SIN, tranne in Molise in questo momento, ma non perché sia la regione insomma paradisiaca, ma anche in Molise ha diversi SIR, quindi non se la scampa neanche in Molise. E per quelle regioni che abbiamo detto prima, la maggior parte di questi, cioè, tutti i SIN, sono delle aree in cui prima c'erano ex fori di sviluppo, anche molto importanti come per esempio quello di Gela, di Piolo, di Brindisi e di Taranto. Nella mappa che vi ho messo qui, una mappa presa dal sito del Ministero dell'Ambiente, e praticamente in rosso vedete i SIN che sono stati confermati, quindi come dicevo prima ne erano 58, quindi tutti i puntini che vedete sono le aree che hanno quelle caratteristiche che vi dicevo prima. Soltanto che 41 sono stati confermati, e quindi questi in rosso, e gli altri invece sono stati declassati a interesse di tipo regionale. Vi faccio vedere un'immagine che ci dice la stessa cosa, ma secondo me è più interessante, perché stavolta praticamente i pallini che vedete sono di dimensioni differenti in base all'estensione del sito, e invece i colori rappresentano la parte arancione le aree a terra, e invece la parte blu le aree a mare, o comunque che coinvolgono aree marine o polari, per esempio. Ed è interessante notare come per esempio il Lazio è vero che ce n'ha soltanto uno, però ha un'estensione effettivamente molto grande, come potete vedere lì nel 51, ed è l'area di Colleferro, quindi della Valle del Sacco, di cui poi parleremo. Mentre invece vediamo come ci sono delle regioni che non solo hanno dei SIN molto estesi, ma che ne hanno anche tanti. E vi ho fatto l'esempio per esempio della Puglia, che ha ben 4 SIN, di cui 2 sono estremamente importanti, uno riguarda Taranto e l'altro Brindisi.
e poi questo più su è Bari. Oltre a vedere quindi quali sono, secondo me è interessantissimo anche andare a vedere a che punto sono poi effettivamente le bonifiche di queste aree, perché che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che lo Stato sa benissimo che sono delle aree contaminate, e lo sa talmente bene che l'ha fatto lo Stato la legge, quindi lo conosce piuttosto bene, ed è lo Stato che si deve occupare quindi del controllo e della procedura di bonifica. Eppure i valori di bonifica di queste aree sono effettivamente molto 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 bassi. E qui vi ho messo una mappa di Taranto, perché ne ho messi due, uno sullo stato delle bonifiche dei suoli e un altro sullo stato delle bonifiche delle falde. Sono praticamente i colori rappresentano caratteristiche diverse, cioè l'arancione. Allora praticamente per fare una bonifica ci sono vari passi. La prima cosa che devo fare è un piano di caratterizzazione. Successivamente, nel momento in cui questo piano di caratterizzazione viene approvato, allora procedo con il piano di bonifica, e una volta che viene approvato il piano di bonifica devo poi effettivamente andare a fare la bonifica. La parte in arancione è soltanto rappresenta il piano di caratterizzazione attuato. Quindi in tutte queste aree vuol dire che il piano di caratterizzazione è stato attuato, mentre le aree verdi è il processo di bonifica approvato. Questo non significa che la bonifica è stata fatta, significa soltanto che è stato approvato il piano di bonifica. Tant'è che nella slide dopo quello che possiamo vedere è le percentuali per ogni SIN del... Aspetta, vi ingrandisco così vedete anche voi. Allora, qua c'è la perimetrazione, qui invece praticamente nell'ultima colonna vedete la percentuale di procedimento concluso rispetto a superficie SIN, cioè quella là sta a rappresentare la percentuale di aree che effettivamente sono state bonificate. E quello che vi faccio vedere scorrendo è che i numeri sono su tutti i SIN, è che i numeri sono decisamente bassissimi, qua parliamo del 20%, 0%, 6%, 0%. Quindi stiamo parlando veramente di valori molto bassi. Nel caso di Taranto era l'8%. Posso fare una domanda? Sì. Ma i lavori di bonifica vengono affidati tramite degli appalti a dei privati oppure vengono gestiti direttamente dallo Stato o le regioni? Allora, la bonifica, diciamo che per legge in Italia chi inquina paga, questa è la legge specifica, quindi diciamo che ovviamente bisogna coinvolgere anche gli attori che hanno inquinato. Spesso per esempio in dei siti in cui c'è ENI, per esempio, l'attore di bonifica che deve attuare la bonifica è Sindian o Rewind in questo caso, cioè è la società di ENI che si occupa di bonifica. Però diciamo che su questi siti è lo Stato che deve procedere con il piano di bonifica, e quindi è lo Stato che deve garantire che poi effettivamente quei soggetti attuino la bonifica. E soprattutto all'interno di un SIN, poi ne vedremo nello specifico, ve lo farò vedere su un caso specifico, le aree sono così grandi, e soprattutto stiamo parlando di poli industriali, in cui ci sono almeno 10-15 minimo aziende differenti. Quindi il punto è che certo ENI magari è inclinato in quel punto là, nell'area della raffineria per esempio, però a fianco alla raffineria c'è un'altra impresa, e quindi bisogna attuare una bonifica complessiva dell'area, e quindi bisogna fare in modo che tutti quanti facciano, diciamo, il loro compito, e lo Stato, diciamo, ha il compito di unificare il tutto. Quindi diciamo sì, c'è da una parte anche un ritardo, cioè le procedure anche a livello statale, dall'altra parte anche a livello invece delle imprese specifiche. E questo invece vi fa vedere la stessa cosa però delle falde, e la situazione è identica, quindi senza che andiamo a zoomare, i colori rappresentano la stessa cosa.
E anche qui c'è la tutta. Ma tipo tutto va bene, ma per me qualche anno ci si mette per verificare il territorio. Dipende da tanti fattori, dipende dall'entità dell'inquinamento, dipende per esempio in questo caso, soprattutto nel caso dei SIN, per le ragioni che dicevo prima e quindi che coesistono tante industrie, coesistono tante contaminazioni, perché magari nella raffineria è più probabile che sia un inquinamento legato agli idrocarburi, per esempio la conversione degli idrocarburi. Invece per un'altra azienda magari è più facile che ha contaminato con i metalli pesanti, quindi anche quando vai a fare la bonifica devi prevedere una bonifica che sia differente per due inquinanti diversi e quindi il tempo può essere molto maggiore. Più facile è definirlo nel momento in cui c'è una contaminazione legata a una cosa specifica, quell'impresa ha inquinato quel territorio con quel contaminante, e allora vado a fare la bonifica su quel territorio e ci può vedere anche un anno, quindi insomma poco tempo, poi dipende anche da come tu decidi di fare la bonifica. Ma quando un territorio viene bonificato si può considerare, diciamo, rimarginato o è solo un limitare il danno? Cioè, quando è completato al 100% quei progetti, diciamo, il problema scompare o è solo una limitazione del problema? No, se è bonificato è scompare, cioè è a posto, è come un qualsiasi posto sano. Però tipo Taranto potrebbe essere, con i fondi giusti, potrebbe essere bonificato completamente? Sì, però c'è un problema legato al fatto che là continua, c'è un'attività industriale che continua a lavorare. Cioè, è molto diverso, per esempio, ci sono tante aree industriali in cui in questo momento non c'è più attività lavorativa, no? Non c'è proprio, non si per esempio, pensiamo anche a quelle terre, no? Quindi non c'è più l'esposizione al danno. Taranto il problema è, mi ricordo questa intervista a questo tipo simpaticissimo che aveva questa fattoria a fianco all'Ilva e che aveva piantato tutta canapa, perché se sapete cioè, la piantumazione di canapa a volte permette di fare, diciamo, una bonifica con il rimane. E lui diceva, io ho piantato tutto questo, sì, provo a bonificare il mio terreno, ci vuole tanto tempo, però lui quello che riprendeva vedeva l'Ilva che metteva, continuava a lavorare, no? Quindi lui dice, io che cosa posso fare? Cioè se non mi spegni quella cosa, io anche che provo a bonificare il mio territorio, comunque c'è una continua esposizione al danno. Quindi sì, però dipende dai casi. Posso aggiungere una cosa? Poi c'è comunque anche un fattore in realtà umano, nel senso che per quanto tu possa effettivamente anche bonificare il terreno, certe volte ci sono anche delle mutazioni a livello genetico e quindi di fatto una popolazione è in parte condannata e in quel caso è veramente la differenza di, noi lo diciamo spesso, del cittadino di serie A e del cittadino di serie B, cioè di quello che ormai comunque vive, nasce e cresce lì, ma poi anche se se ne dovesse andare comunque è una cosa che purtroppo ti porti dentro, quindi anche questo è da valutare e in quel caso c'è tutto ovviamente un discorso molto più ampio che ora non mi metterò a fare, di quanto in realtà la bonifica dovrebbe essere accompagnata anche da un supporto proprio medico, cioè di popolazioni che devono essere monitorate, curate e supportate comunque in una fase che è molto molto più lunga di ripresa. Certo, io faccio ovviamente maggiormente soltanto alla condizione fisica, sì, del territorio, poi attorno al territorio c'è la comunità e quella è tutta un'altra storia, però insomma gli antropologi che ci sono qua, gli antropologi che ci sono qua ne sapranno molto più di noi, però sì, sicuramente. Quindi diciamo, per farvi un procedimenti di bonifica conclusi sono soltanto il 15% della superficie, una media ovviamente, il 15% della superficie complessiva per i suoli e il 12% per le acque, quindi appunto come dicevamo prima dei valori molto bassi. E gli interventi di messa in sicurezza o bonifica approvati
carta sotterranea. Nel caso in cui SIN si osserva che la caratterizzazione, quindi la fase preventiva al piano di bonifica, è stata eseguita ad oggi soltanto per il 60% delle superfici, quindi il 60% sembra una percentuale alta, però stiamo parlando della fase primaria, cioè la cosa che devo fare subito, che è il piano di caratterizzazione, quindi comunque è alta, ma no. Anche perché in certi casi fanno il piano di caratterizzazione e poi però passano talmente tanti anni prima che iniziano la bonifica che vogliono rifare. Cioè, questo poi è uno dei grandi problemi. Oltre ai SIR, come dicevo prima, esistono anche i SIR, che sono i siti di interesse regionali, quindi hanno le stesse caratteristiche di prima, però stavolta chi, quell'attore che deve concertare, quindi deve occuparsi sia del piano di bonifica e sia appunto deve fare da mediatore tra i vari imprese che ci sono nei siti incontaminati, sono le regioni. Sono 29.700 tra potenzialmente contaminati e accertati, e solo 13.200 di questi SIR sono stati bonificati o lasciati così perché non realmente contaminati, cioè il 44%. Che cosa significa questo? Che in questo caso i SIR, come dicevo prima, tra potenzialmente contaminati e accertati. Potenzialmente contaminato significa che quando sono andato a fare le misurazioni un certo contaminante supera un determinato valore che per limite di legge è superato, quindi in teoria in quel caso c'è la contaminazione. Spesso però succede che per condizioni legate alla geologia del territorio e altre circostanze, quel valore, seppur superato dal punto di vista normativo, non è un problema per quel territorio. Vi faccio un esempio: Viterbo, nel territorio di Viterbo c'è il arsenico a per vie naturali a un valore molto molto alto. Quindi se adesso andassimo a fare dei carotaggi, quindi delle analisi in quel territorio, vedremmo che il valore è superato, quindi potremmo pensare che lì c'è una contaminazione. In realtà, a livello proprio territoriale, appunto dal punto di vista geologico, quel territorio ha così già di per sé una concentrazione di arsenico elevato. Quindi quello che succede qua, quando dico che quando il 4% di queste aree sono bonificate o lasciate così perché sono realmente contaminati, perché vuol dire che in realtà sono andate a fare dei controlli e hanno visto che sono naturalmente, insomma, cioè, va bene così, non sono aree problematiche. Una cosa interessante, appunto, fino ad ora abbiamo parlato di problemi ambientali, territoriali e anche di tipo, appunto, di aspetti di tipo fisico. Però, come ci diceva prima Rebecca, a fianco, cioè dentro questi territori ci vivono delle persone che poi hanno una storia di vita e che vivono un po' delle conseguenze delle attività industriali. È interessante notare come dal 2010 l'Istituto Superiore di Sanità, quindi non i comitati ma un'istituzione, produce uno studio che si chiama lo studio Sentieri, che significa studio epidemiologico nazionale del territorio degli insediamenti esposti a rischio inquinamento, e rappresenta un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nelle aree SIN. Cioè, che cosa significa? Che quello che vanno a fare è studiare le condizioni sanitarie delle persone che vivono in questi territori, cioè nei territori in cui c'è effettivamente un rischio ambientale maggiore. Ne sono stati prodotti 5 di questi rapporti dal 2010 al 2019, l'ultimo è uscito a dicembre di quest'anno, 2019. E quello che si dice, diciamo, da questi studi è che la popolazione che vive nei SIN ha degli indici di mortalità e di incidenza di patologie oncologiche e altre malattie più alti rispetto alle medie regionali. Questo, diciamo, è una sintesi, però poi nei vari report ci sono proprio dei dati specifici per ogni condizione, per ogni localizzazione. Nel caso dell'ultimo rapporto Sentieri, sono stati esaminati 45 siti e quindi analizzati 319 comuni,
e sono andati a vedere le condizioni sanitarie di queste persone dal 2006 al 2013. Ed è interessante rilevare come è stato rilevato un eccesso globale di 5.267 e 6.725 morti rispettivamente nella popolazione maschile e femminile di quelli che vivono in queste aree. Ma a parte il numero, secondo me quello, la cosa rilevante che fa sentieri è che fa una correlazione di tipo di malattie a tipo di inquinante. Cioè quello che ci dicono è che le patologie respiratorie benigne sono presenti in eccesso nelle aree in cui insistono impianti siderurgici e centrali elettriche. Il mesotelioma maligno, lì dove c'è stata la presenza di amianto e lignite. E gli eccessi tumorali si osservano prevalentemente nei siti con presenza di impianti chimici, petrolchimici e raffinerie e nelle aree nelle quali vengono abbandonati rifiuti pericolosi. Quindi la cosa interessante, a parte appunto poi andare ad analizzare tutti i numeri che sono disponibili in questi studi, che se volete, insomma, quelli, se volete vi lascio le slide, ci sono tutti i link che potete andare a visualizzare. La cosa appunto interessante è la connessione, cioè la connessione con i problemi ambientali e l'incremento di malattie. E non solo, perché altra questione importante che ritorna il concetto di comunità sacrificata di cui vi parlavo prima, quindi nella parte delle definizioni, che secondo lo studio del 2011 che ho preso in piedi, il 60% delle persone che vive in queste aree appartengono alle classi più svantaggiate. Quindi documentando in questo modo un problema di distribuzione, di equità della distribuzione dei rischi ambientali per classe sociale. Quindi anche qui ritorna il concetto di comunità sacrificata e di ingiustizia ambientale, perché è evidente che ci sono delle persone che vivono in delle aree più a rischio ambientale e quindi con più problemi, più possibilità di avere una malattia. E questo è interessante non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche antropologico, perché spesso succede che anche la percezione della malattia è diversa. E quindi se succede che un giovane che vive a Roma, per esempio, ha un problema, per esempio, di vescica, cioè che fa di notte, per esempio, non penserebbe mai che ha un tumore. Nel momento in cui succede una persona in cui, che vive in un'area di Modena, in cui c'è un polo petrolchimico importante, dove c'è un incremento di tumori alla vescica elevatissimo, la prima cosa che pensa un giovane che ha 30 anni, che ha un problema sanitario magari diffusissimo legato a un disturbo alimentare, è quella. Quindi non è soltanto una questione di malattia nello specifico, ma anche di percezione della malattia. Sono stati fatti tantissimi studi antropologici anche su questo, cioè sul rischio, sulla percezione del rischio che hanno le persone che ci vivono. Quali sono gli altri fattori di rischio ambientale? Finiamo questa parte e poi magari facciamo una pausa. Un altro rischio ambientale, quindi prima abbiamo parlato di SIN, quindi queste aree industriali che nel tempo si sono trasformate in siti di interesse nazionale per le bonifiche, quindi dall'industria si passa alla contaminazione e alla bonifica. E ora invece sugli altri aspetti ci faremo, insomma, non ci soffermeremo così tanto, però ve li accenno, cioè per farvi vedere come anche degli altri tipi di industrie hanno provocato o provocano comunque dei problemi di tipo ambientale o sanitario. La prima cosa che vi ho scritto qui è la produzione di energia legata alle centrali a carbone. In questa mappa vedete le centrali a carbone attive in questo momento, ma non ve la faccio vedere troppo perché poi l'esercizio che farete sarà proprio questo, quindi vado avanti. Ed è interessante anche qui vedere quali sono le connessioni con le condizioni sanitarie. Due cose vi ho segnato. La seconda è uno studio epidemiologico che è stato fatto a Brindisi, dalla regione Puglia, quindi la regione che ha fatto questo studio.
Ed è interessante notare che Brindisi ha due centrali a carbone, una che è stata spenta e un'altra che è ancora attiva, che è quella di Serano. Lo studio ha specificato che c'è stato un incremento di alcune malattie patologiche gravi, tra cui il più 155% di leucemia e il più 63% di tumore alla vescica. E secondo lo studio, quindi questo sicuramente è dato rilevantissimo, però la cosa ancora più importante è che c'è stato un miglioramento delle condizioni sanitarie nel momento in cui hanno spento una centrale a carbone. Quindi non solo una correlazione legata al fatto che effettivamente il tumore alla vescica è una cosa molto ricorrente lì dove c'è una centrale a carbone, ma anche legata al fatto che nel momento in cui una si fa spenta c'è stata una condizione di miglioramento della salute, no? Quindi questa cosa è sicuramente interessante. L'altra cosa che secondo me è anche molto rilevante è che spesso le condizioni, cioè gli impatti sulla salute e sull'ambiente, vengono considerate esternalità che non vengono quantificate in termini economici. Quindi spesso il punto è la costruzione di questi impianti, spegnere un impianto a carbone prima del dovuto, non lo posso fare perché io perdo utili. Però non vengono considerati invece gli utili legati al fatto che se magari la spengo prima io risparmio sul sistema sanitario perché magari ho un miglioramento delle condizioni sanitarie di quelle persone. L'interessante è questo studio fatto dall'Agenzia Europea dell'Ambiente che ha specificato che i danni sanitari e ambientali prodotti nel solo territorio della centrale di Serano, quindi questa centrale a carbone, sono stati quantificati tra i 500 e 700 milioni di euro l'anno. Quindi anche qui, no? Importante vedere questi due aspetti. Un altro fattore di rischio che abbiamo messo è la questione, insomma, legata alla questione dei rifiuti, e in particolare abbiamo considerato questi impianti che sono appunto gli inceneritori. Nel 2018, sono i dati, diciamo, più recenti dell'ISPRA che sono stati fatti, sul territorio nazionale erano attivi 38 di questi impianti. La maggior parte degli impianti di inserimento sono nel nord Italia, sebbene ce ne sia uno che è al sud, da Cerra, nell'Auretano, che smaltisce, diciamo, lo stesso, praticamente quasi il quantitativo dei rifiuti di quasi tutto il centro Italia. Quindi anche qui è interessante capire quanti ne sono, dove ne sono, ma anche quanti li trattano. E ora mi dispiace perché no, qua funziona. Vi voglio far vedere soltanto un attimo questo sito che è stato fatto praticamente dalle stesse persone che si può dire, no? No, perché da me si vede qua, no? Ah, no? Aspetta, esco dalla modalità presentazione. È stata fatta praticamente dalle stesse. Dalle stesse persone che hanno fatto lo studio dei Pieri, di cui vi parlavo prima. No, posso uscire dalla presentazione? Guarda, la tolgo solo. Sì. Sì. Ah, scusami. In ogni città legata, diciamo, alla contaminazione ambientale. Sì, scusate, no, cioè, questo? Sì. Ok, qui non si vede benissimo, però vi assicuro che funziona meglio di solito. E
quindi praticamente come vi dicevo è una mappa che raccoglie tutti gli studi che sono stati fatti a livello territoriale sugli studi sanitari di persone che vivono in aree di rischio ambientale. Ed è interessante perché praticamente si possono anche selezionare determinate condizioni, quindi per esempio l'area geografica, e quindi io vengo da Chieti, voglio vedere quali sono tutti gli studi sanitari legati a problematiche ambientali che sono stati fatti nel mio paese. E io posso andare a selezionarlo e vedere tutti gli studi. Cosa ancora più interessante, e per questa ragione ve lo facevo vedere quando parlavo di inceneritori, è che si possono scegliere anche i fattori di rischio. E quindi io posso andare a vedere per esempio tutti gli studi ambientali, ve lo posso vedere perché altrimenti non grave, legati per esempio a determinate fonti di inquinamento, quindi trattamento dei rifiuti, mobilità, attività industriali, e posso anche cercare, quindi per esempio l'inceneritore. Ci sono 28 studi che sono stati condotti a livello italiano su questa cosa qui, e poi ovviamente in base a dove sono stati dove sono i puntini, vado a selezionare e vedo quali articoli scientifici sono stati condotti. Siccome molte volte, come vi dicevo prima, è una cosa particolare.
partecipata, perché vuol dire che anche la persona del comitato specifico che magari ha una conoscenza di quel conflitto enorme, però magari non c'è la fonte perché appunto lo sa a memoria che la cosa funziona così, lo sa a memoria qual è il problema. Quindi quello che noi facciamo è cerchiamo di andare a fare in modo che tutte le cose che ci dicono i comitati, le realtà sociali, siano poi effettivamente verificate con tutte le fonti necessarie. Quali sono gli obiettivi? Cioè, perché abbiamo creato questa mappa? Da una parte per dare visibilità e quindi divulgare ancora di più quelli che sono i conflitti ambientali, quindi informare sui conflitti ambientali in Italia e capire quali sono le loro caratteristiche, e dall'altra parte anche per creare una narrazione contrapposta a quella che c'è mainstream. Più volte, quando abbiamo fatto la presentazione prima, che vi ho detto quanto ne sapete di ambiente, voi mi avete risposto, alcuni di voi mi hanno risposto io so in base a quello che sento dalla TV. Spesso però quello che le lotte ambientali non vengono rappresentate per quelle che effettivamente sono, cioè spesso i comitati vengono raccontati come i comitati del no, e quindi non vogliono quell'impianto perché appunto sono nimby, quella che dicevo prima, non lo vogliono nel loro intorno, non lo vogliono che ci vivono vicino, oppure se ne parla soltanto in termini emergenziali. Io ho messo qui l'emergenza dei rifiuti a Roma, perché spesso del problema dei rifiuti a Roma, di quando se ne è parlato, nel momento in cui i cassonetti erano stati pieni, quindi forse abbiamo un problema. Però in realtà il problema dei rifiuti a Roma è legato a una gestione dei rifiuti che effettivamente ha qualche falla, quindi il punto è saperli anche raccontare nel giusto modo e con la giusta specificità. E poi un'altra cosa per cui abbiamo creato questa mappa è anche per fare in modo che sia uno strumento di rete per i comitati. La prima volta che sono scesa in Puglia per raccontare la questione dei no-DAF, ho fatto 3 ore di intervista a questo tipo che mi ha raccontato di tutto, cioè dettagli tecnici. Io a un certo punto, dopo 3 ore, io sono ingegnere ambientale, dopo 3 ore che lui parlava e che mi diceva delle cose che comunque io facevo difficoltà a capire, io sono un fonico. E io sono rimasta allibita, perché? Perché ovviamente non è un tecnico, non stiamo dicendo che la scienza si può trasferire in questo modo, e non stiamo dicendo che un fonico si può sostituire a un tecnico. Quello che stiamo dicendo però è che un fonico che non aveva assolutamente nessuna conoscenza specifica di quella cosa, ha studiato tanto, si è confrontato con delle persone e ora ne sa almeno di procedimenti rispetto per esempio a come fare le osservazioni nel momento in cui vogliono iniziare a fare un progetto su un gasdotto. Quindi la conoscenza accumulata da un comitato di questo tipo è, abbiamo capito che la conoscenza accumulata da un comitato di questo tipo è utilissima se nel momento in cui questa persona si confronta con un'altra persona, con un altro comitato, che magari si sta mobilitando dall'inizio su un nuovo gasdotto che vogliono costruire domani, che non sa assolutamente nulla, e il confronto con una persona che invece da anni si batte sul suo territorio con queste questioni può essere assolutamente utile. Quindi la funzione di rete per noi è assolutamente fondamentale. Non vi faccio vedere come funzionano i filtri dell'Atlante perché funziona male internet, però vi dico solo che andando sul sito che potete vedere è possibile fare anche delle selezioni per filtri per andare per esempio a vedere quanti conflitti ambientali sono provocati da una specifica impresa in Italia. Oppure qual è l'impresa che ha fatto sì che ci siano più conflitti sul territorio italiano? Stessa cosa la posso fare anche su altri, su tutti i vari aspetti che dicevo prima. Quindi, quali sono i conflitti in Italia specifici sulla conservazione dei parchi? E mi dice tutti i vari conflitti. Oppure posso anche utilizzare dei filtri cumulativi, e quindi io voglio vedere nello specifico quali sono i conflitti legati alla conservazione dei parchi, però voglio vedere anche quelli che mi
cause anche con la specifica impresa. E quindi io posso andare a vedere se ci sono delle combinazioni che mi danno specifici conflitti. Sembra difficilissimo, ma poi se ci giocate 5 minuti vi assicuro che è molto interessante, perché poi si scoprono anche una serie di dinamiche importanti. Inizio ora con una parte di casistica. Ne ho messe troppe per il tempo che abbiamo, quindi se ne sceglierò pochi di questi. E il primo caso che vi voglio far vedere è il caso di Priore di Sicilia. Quanti di voi sono stati in vacanza a Siracusa? Avete mai fatto caso? Siete andati in macchina oppure ci siete arrivati, non so, in treno? Avete, da dove siete arrivati? Da sopra, cioè dal nord o dal sud? Da Messina. Da sopra. Allora, da sopra, se ci fate caso, io ci sono stata quest'estate e sono rimasta all'invita, perché c'è tutta un'area che va da Augusta e Priolo, poco prima dell'arrivo a Siracusa, che è una città meravigliosa, industriale enorme. E non so se ci avete fatto caso, però si estende proprio tutto sul lungomare. E stiamo parlando di quest'area della Sicilia che raccoglie i comuni di Augusta, Priolo, Gargano e Melilli, che giungono fino a Siracusa. È un'area che è stata definita SIN, quindi il discorso che dicevo prima, no? Quindi aree contaminate, e legate al fatto che ci sono state attività di raffinazione del petrolio, ci sono state ma ci sono ancora in parte, trasformazione dei derivati e produzione energetica. Nella mappa che segue vedete male, perché si vede male, però è anche per rispondere un po' alla domanda di non ricordo chi di voi, però questo qua è un SIN e vedete quante industrie ci sono, cioè ogni colore, ogni perimetro colorato rappresenta una specifica industria, quindi bonificare quel territorio è complicatissimo, perché io devo fare in modo che tutti facciano il proprio compito. E una storia secondo me incredibile è questa della Marina di Melilli, che praticamente era quest'area che sta poco prima di Siracusa ed è una cittadina che a un certo punto hanno eliminato, distrutto, perché dovevano allargare l'area industriale, o comunque l'area industriale era praticamente a ridosso su questo comune. Poi vediamo vi faccio vedere una mostra, una parte fotografica di quest'area, perché è incredibile. Nonostante ci sia una forte contaminazione, quindi è un SIN, quello che vi ho detto prima, non c'è stata una grande mobilitazione, eppure ci sono stati dei personaggi che sono stati importanti per aver manifestato il proprio dissenso. Su questo vi faccio vedere un video cortissimo e ve lo faccio vedere da qua stavolta, quindi, che praticamente è di questo parroco, non mi spero niente. Maria, 46 anni, tumore al seno. Antonio, 56 anni, tumore polmone. Salvatore, 45 anni, tumore polmone. Una messa per ricordare i nostri disambro di Augusta. Lo facciamo nel 28 del mese, creando un evento che in qualche modo serve a scuotere dal suo cuore questa città. E il martello del cancro che noi abbiamo sentito su un migliaio, non è semplicemente dal punto di un iceberg, perché riteniamo che sono circa il 10% di quelli che potenzialmente potrebbero essere, e sono numeri di una vera e propria strage. Questo posto? Interrompo qua. È un prete, come avete detto, di Augusta, che praticamente ha deciso che lui ogni 28 del mese, durante la messa, elenca tutti i morti di tumore. Ovviamente non sarà lui a salvare l'umanità, però è una voce importantissima della città di Augusta che prova a evidenziare un dato, che è quello scientifico, che spesso viene sottovalutato. E quindi anche per mezzo della messa e di un
un modo per arrivare anche a tutta una serie di persone per raccontare che c'è un problema, e c'è un problema sanitario in quel territorio. Non ve lo posso dire tutto perché erano 4 minuti, perché vi voglio far vedere invece altri punti, perché ok. Quindi del fatto che ci siano, quindi questa è una voce ovviamente sensazionale, no? Fa impatto, allo stesso tempo diciamo che questa voce qua è strettamente connessa con i dati, perché ci sono tutti i dati qua, io vi ho riportato tutta una serie di fonti e dati specifici sugli impatti ambientali e sanitari di quest'area. Ed è importantissimo vedere come uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non del Comitato di Augusta, che ha riportato che nel periodo che va dal 1950 al 1980 si è avuto un notevole aumento della mortalità per cause tumorali e si è passato dall'8,9% al 23%, con punte fino al 29%, quindi un incremento tumorale rilevante. Su questo invece, è la serie che vi raccontavo prima su Marina di Merilli, spero che questo funzioni perché... diciamo che questo invece è un po' più... è un reportage fotografico che ha fatto questo fotografo, secondo me è bellissimo, è di questo paese che vi dicevo prima. Se ci passate, io ci sono passate quest'estate, per cui vi faccio vedere una foto che ho fatto io, è un paese fantasma. E queste foto qui invece sono state fatte in passato, quindi nell'epoca in cui le persone che ci vivevano dovevano lasciare le proprie abitazioni appunto perché l'impresa doveva arrivare appunto fino alle loro case. E sono delle immagini veramente toccanti, c'è questa che a me fa tantissimo, e vi faccio vedere invece quelle di oggi, cioè di quest'estate che ho fatto io, che è questa. Quindi sono case completamente abbandonate, qua potete vedere benissimo l'area industriale. Ah no, scusate, l'area industriale che è praticamente a fianco alle case, e quindi per questa ragione sono dovuti andare via. E qua vedete appunto tutti i resti e qui vi ho messo la foto successiva, che praticamente là c'è il mare, quindi è proprio un pezzo di mare completamente lasciato all'abbandono. È veramente non solo un peccato, ma è veramente strano, perché a 10 minuti vai a Ortigia, che è una delle aree più belle che attira tantissimi turisti in Sicilia. Quindi è interessante notare come a pochi chilometri comunque c'è un territorio completamente sconosciuto, perché quanti di voi conoscevano Ortigia e quanti di voi conoscono Merilli? Non c'è paragone. E allo stesso tempo, no, anche di impatto ambientale sul territorio. Montichiari, Lombardia. Il paese di Montichiari, che sta vicinissimo a Brescia, ha un primato che è incredibile, cioè crea il numero più alto di discariche d'Europa, cioè il paese con più discariche che ci sono. Al momento appunto conta 30 impianti cattivi e rifiuti, su un totale di 665 impianti di vario tipo. Non vi racconto tutta la mobilitazione che è stata fatta, però vi dico che c'è stato questo comitato che si è attivato inizialmente perché per un'ennesima discarica, insomma, che si doveva attivare, si doveva realizzare, un progetto che si doveva fare, che a un certo punto decide insieme al comune di realizzare uno studio ambientale per valutare lo stato di salute dell'aria e dell'acqua del paese. E quello che viene fuori è che c'è effettivamente una condizione di peggioramento della qualità dell'aria e anche dell'acqua, e tant'è che la loro lotta comunque ha portato a una piccola vittoria, cioè praticamente fanno introdurre alla regione il fattore di pressione tra le discariche, quindi praticamente la regione decide che da quel momento in poi, stiamo parlando di giugno, non avrebbe più aperto discariche. Certo, ecco,
del tutto parziale, però comunque è interessante, insomma, che con la loro, insomma, col fatto che non sono riusciti a coinvolgere tantissime persone anche nel territorio vicino, sono riusciti ad ottenere questa cosa. Il video che avevo messo qui è un video che vi faccio vedere brevemente, perché è stato fatto da queste mamme di Castenedolo, sono un gruppo di mamme, perché è una cosa che non vi ho specificato prima, la faccio vedere brevemente, è che molte volte in tantissimi casi, io non sono il multitasking delle donne, mi dispiace, però vabbè. Eccolo. In moltissimi casi sono comitati di donne quelli che si attivano su delle vertenze di territorio, sono spesso soprattutto di mamme, perché sono preoccupate per i loro figli e quindi si attivano sperando appunto di ottenere qualcosa. Questo video, vabbè, non ve lo faccio vedere perché è lento, però di Castenedolo, per però a un certo punto decidono di affittare un elicottero per guardare il territorio dall'alto, perché fin quando ci passeggi sì, lo vedi che ci sono delle discariche, però non te ne rendi conto benissimo, anche perché non so quanti di quelle che sono discariche, ma la discarica non ve la immaginate come un covo di rifiuti, ma è una collinetta con dell'erbetta e non si vede poi specificatamente. Invece loro cosa fanno? Affittano questo elicottero e riprendono il territorio dall'alto, ed è una visuale incredibile perché si vedono appunto tutte queste cave ancora in lavorazione, perché spesso quello che succede è che lì dove ci sono delle cave che in cui hanno smesso di estrarre, poi vanno a mettere dei rifiuti, spesso diventano discariche, che è poi la stessa dinamica che è successa in Terra dei Fuochi. E la stessa cosa appunto succede, è successa a Brete, a Montichiari. Non ve lo posso vedere. Come si arriva a quel punto però? Cioè, perché nessuno fa niente? Una bella domanda. Nessuno fa niente, chi dal punto di vista politico? Perché comunque sono interessi. Per quello è proprio perché per creare una discarica penso che ci voglia un permesso, no? Sì, certo. Diversamente viene presentata una domanda. Una discarica legale, sì. Quello è un permesso, sì. Ma tu parli di discariche legali? In parte sono discariche legali, in parte no. Cioè, per esempio, il fenomeno di... ovviamente quelle censite sono discariche legali. Il fenomeno di prendere una cava, che non si estrae più e metterci dei rifiuti, spesso è un fenomeno non di tipo legale. Quindi questo, come ci si arriva, purtroppo non dipende neanche dall'istruzione che gli ha dato il permesso. Nel momento in cui si dà il permesso è legato al fatto che comunque ci sono degli interessi economici. Quindi dando un permesso io comunque ricavo, ottengo un indennizzo. Questo è vero, però superando il limite va contro gli interessi del territorio e dei cittadini. No, io ti do assolutamente ragione. Questa è corruzione fondamentalmente. Quando si parla di rifiuti si parla molto spesso, se non serve di questa in qualsiasi regione d'Italia, quindi è un problema ricorrente, purtroppo, contro ogni tipo di legalità sociale. Ma poi con delle conseguenze anche con i propri figli, no? Cioè sui propri figli ci sono delle discariche che sono a pochissimi metri da abitazioni, a asili nido, tantissimi casi di bambini che si sono sentiti male a scuola per nausea, no? Anche se più minime, comunque è ovvio che tu genitore fai per più due, capisci che se c'è questo problema è correlato per la posizione. Il caso di Mantova invece è interessante perché ha un'area, non so quanti voi sono stati a Mantova, questa domanda è retorica, però ha un'estensione industriale, la città, che è grande quanto la città stessa, quindi per farvi capire di quanto è grande questo sito, questo SIN, questo
internazionale, quindi, che coinvolge stavolta anche i laghi di mezzo inferiore, la riserva nel regione della Vallazza, quindi stiamo parlando di inquinamento sia dal punto di vista del terreno sia delle acque. Anche in questo caso, ecco, nella mappa qui si vede l'area grigia e nel volo chimico, e questi sono tutti i laghi. E qui invece nello specifico si vedono, come nel caso precedente, quelle che sono tutte le industrie che ci sono. Qui vi ho messo, come nel caso di Siracusa, insomma di Melilli, anche in questo caso non c'è stata una forte mobilitazione. Spesso le forti mobilitazioni non ci sono quando sono delle aree industriali che hanno magari contaminato tanto tempo fa, e magari in questo momento l'attività è ferma, e l'unica cosa che si nota invece è la contaminazione ambientale e sanitaria. In questo caso spesso è difficile, insomma, che si crea mobilitazione. E qua vi volevo raccontare la storia di questo medico, che è un medico di famiglia, c'è anche il video, ma non ve lo faccio vedere, ve lo racconto. E da lei parte tutto, perché praticamente nel 1998 lei si accorge che dei suoi pazienti che gli sono stati affidati ha osservato 5 persone che hanno questa malattia, che lei in teoria, secondo gli studi che aveva fatto, ne avrebbe dovuto al massimo individuare uno solo, invece ne ha osservati 5 rispetto a un'attesa di 10 anni. Quindi da lì, che era questa malattia, che era la presenza di sarcomi di tessuti molli. Quindi da lì che cosa fa? Lui l'abbiamo intervistato quando ci raccontare la sua biografia tossica, e lei ci dice che addirittura prima va a visitare il domicilio dei pazienti residenti in un condominio con 8 appartamenti, ognuno con 2 o più ammalati di tumore. Dice che era una vera epidemia. Quindi nel momento in cui ha riferito questa cosa, che c'erano più ammalati di questa malattia rara, quello che ha fatto, ha coinvolto una serie di medici che studiavano a Milano, insomma tutta una serie di altri professori, per fare uno studio più approfondito di perché effettivamente c'era questo tumore, e sono riusciti a dimostrare che abita entro una distanza di 2,5 km dall'inceneritore del petrolchimico, l'ultimo spazio, esponeva i cittadini al rischio di contrarre questa malattia di 25 volte maggiore rispetto al resto della popolazione. Quindi anche qui una storia di stavolta non soltanto di una persona che si è attivata, ma anche grazie ai suoi studi è riuscita anche a mettere a disposizione la scienza a disposizione della collettività, e quindi dimostrare che effettivamente c'è un problema di tipo sanitario. Qui è un video che è un'intervista che non vi faccio vedere, però in cui racconta questa cosa. E poi vi volevo far vedere anche questo libro, che anche per questa ragione, quello che dicevo prima, è importante raccontare i conflitti non soltanto con i dati, ma con le storie di vita e con ulteriori strumenti. Questo è un libro fotografico fatto da questo collettivo che si chiama Terre di Sotto, in cui raccontano tutta la mappa fotografica della contaminazione ambientale, tutta parte della mappa fotografica della contaminazione ambientale del nord Italia, e c'è un caso specifico su Mantova molto 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 bello. E in ultimo, poi vi passiamo un attimo invece nel caso del Lazio, vi faccio vedere questo caso della centrale a carbone di Brindisi, che ne abbiamo parlato più volte, ve l'ho nominato più volte. Come dicevo prima, ne esistevano 2 e oggi, diciamo, invece ne è rimasta soltanto una, che è questa di Cerano, che è una delle 8 centrali ancora attive. Anche questo sta in un sito di interesse nazionale, e gli impatti ambientali, economici e sanitari che ho detto prima, quello che vi voglio far vedere è questa cosa, stavolta invece lo faccio in un video breve. Non è breve, però vi faccio vedere almeno l'inizio. Perché? Perché credo sia un video bellissimo, una canzone. È
è un artista e un cantante di Brindisi che ha vissuto a Brindisi per diverso tempo e che, come tutti gli abitanti di Brindisi, ha avuto una storia legata alla storia della contaminazione ambientale. E lui decide di fare questa canzone che si chiama Brindisi ai terminali della Via Appia, in cui praticamente nel videoclip fa vedere, ve lo anticipo così poi ci fate caso, scorre diciamo due binari asincroni, cioè da una parte una serie di diapositive nel momento in cui è stata realizzata l'industria e quindi vedremo tutta gente contenta perché nel momento in cui una città povera arrivava l'industria quando insomma si stata realizzata la centrale a carbone, tutti erano felicissimi di questo, di questa industria. E dall'altra parte invece oggi, e quindi il territorio distrutto, legato, distrutto in termini di tessuto sociale, in termini di contaminazione ambientale e sanitario, e quello che fa lui è utilizzare una serie di parole che anche Brindisi terminale della Via Appia, letta così può sembrare un qualcosa, però terminali appunto sta a indicare i malati terminali e la Via Appia, perché la Via Appia è quella via che conduce da Roma fino a Brindisi, che finisce a Brindisi. Quindi vi faccio vedere l'inizio e ascoltate le parole. Thank you.
appunto raccontare un problema ambientale per mezzo di uno strumento che più gli si addice. Il medico ovviamente fa uno studio medico, il cantante ci scrive una canzone. Quindi il ritornello, quello che più vi dice, cincina la tua salute, un calice di vino, una fetta di cancro, oppure sfiamma la fabbrica dei sogni, perché appunto quella fabbrica doveva portare gioia, invece poi ha fatto solo sfiammate, i grappoli da cui in questo momento potevi raccogliere tutti i grappoli e poi invece ora sono soltanto appesi ai rami avvelenati. Quindi prova a raccontare per mezzo di uno strumento che appunto è una canzone, che dovrebbe essere appunto uno strumento ludico, un problema che effettivamente c'è in un territorio. E io penso che cioè, sia essenziale farlo, perché appunto quando si parla di dati, dopo un po' non ce la facciamo più ad ascoltare, oppure quante volte vediamo in televisione delle persone che parlano di dati, che poi viene un'altra persona che pensa a tutt'altra cosa e ci dà dei dati completamente differenti, dicendo che quei dati sono più importanti. Invece bisogna, cioè se è importante provare a raccontare con tutte le forme possibili quelli che sono i problemi dei territori. E quindi questo è un modo che io apprezzo tantissimo e quindi faccio vedere ogni volta che faccio una formazione. Comunque lui si chiama Amerigo Verardi ed è questo la mia libri. Passiamo. Posso fare una domanda? Sì. Le mobilitazioni di cui hai parlato, io mi chiedevo qual è la domanda della mobilitazione, cioè oltre ovviamente alla sensibilizzazione dei territori, mi immagino, però chiedono la chiusura degli impianti, la riduzione degli impianti, regole più ferree sullo smaltimento dei rifiuti, magari rispetto veramente di regole che già esistono, non so, cioè che cosa chiede la mobilitazione? Chiaramente penso che sia diverso del territorio, però esatto, dipende un po' da territorio, per esempio, ma anche pensa all'Ilva, che forse è la cosa che tutti conosciamo di più. Non tutti i comitati chiedono la stessa cosa, però quelli, il comitato principale chiede la chiusura, perché effettivamente c'è un problema ambientale e sanitario troppo importante ed è troppo complicato, insomma, scegliere tra salute e lavoro. Non tutti però, quindi magari c'è quello del territorio che è ammalato e sta male, ma comunque lavora lì e quindi forse chiedere la chiusura no, perché sì, io sto male, però poi se mi chiudi la fabbrica io come ripago le mie cure mediche. Quindi dipende da caso, non solo da caso in caso, ma anche da comitato e persona abitante di quel territorio. Comunque spesso ci sono appunto nel caso per esempio dei SIN, la maggior parte dei casi quello che chiede una bonifica, perché quello che ti dicevo prima è che si sa che l'hai contaminato, ma bonificato, quindi di agire subito finché si porta la bonifica. Negli altri casi stessi si dice appunto dipende. Poi quando parleremo per esempio del caso regionale, della cristica regionale, parliamo per esempio di Colleferro, che quello che hanno chiesto in quel caso loro è la chiusura degli inceneritori, l'hanno ottenuta perché è stato un caso di vittoria del movimento, però tu diresti Rebecca che è una vittoria assoluta al 100%? No. Perché? Perché comunque tu hai ottenuto la chiusura di quella fabbrica, però tutto intorno c'è una contaminazione ambientale, una condizione ambientale che comunque non si risolve il giorno dopo che chiude l'inceneritore, che comunque continua ad esserci, quindi dipende diciamo da caso in caso. Vi salto perché altrimenti non facciamo in tempo a fare la recitazione, però vi felicito. Abbiamo messo nel caso del caso romano, comunque laziale, che forse è il territorio più vicino a noi, diversi conflitti. Il primo che abbiamo messo è quello della monocultura di nocciole di nella della tuscia. Quanti di voi mangiano l'antenna? Vabbè, non si credo che vabbè, anche io. Comunque, c'è un conflitto
Lazio è una delle regioni con la più alta produzione di nocciole a livello nazionale e anche a livello, insomma, a livello mondiale del 5%. E c'è tutto un problema legato al fatto che nell'ultimo periodo l'area dedicata, diciamo, alle nocciole, soprattutto in questa zona della Tuscia, è aumentata molto, in particolare di circa 25.000 ettari. E questa cosa qui che cosa ha provocato? Al fatto che ci fosse, diciamo, una monocultura di questo prodotto, e quindi un tipo di sfruttamento del suolo che consiste appunto nella coltivazione di una sola specie, che ha provocato problemi legati innanzitutto all'uso dei pesticidi, e questo, diciamo, ha creato problemi anche invece ai coltivatori agricoli che utilizzavano invece una coltivazione di tipo diverso, e quindi per esempio tutta la rete delle persone che dico di più, però magari poi le lascio le slide così le potete vedere meglio, anche perché ci sono tutti i video, cioè ho provato come nei casi precedenti a non solo parlare io che vi racconto delle storie, ma invece farvele raccontare dalle persone che poi effettivamente lo vivono. E qui ho messo questo video di un agricoltore che fa biologico, che ci racconta un po' tutta la sua lotta al glifosato, che è questo erbicida che comunque condiziona anche le sue coltivazioni. Il parco di Centocelle invece, questo invece ve lo voglio raccontare perché è qua, che non so quanti di voi sanno, cioè ci sono mai stati o sanno che c'è un problema, sanno che c'è un conflitto. Sapete che cosa... Vai, alzate la mano. No, ce l'abbiamo. Ok, vabbè, ve lo dico in due parole. Vabbè, è un parco che sta praticamente qui vicino, quindi raccoglie tre municipi diversi, e ci sono diversi problemi. Innanzitutto la presenza degli autodemolitori, sicuramente se passate sulla Togliatti li vedete, perché è proprio questi autodemolitori che sono tutti, diciamo, uno di seguito all'altro, e che stanno praticamente anche nella parte di parco. In parte sono autodemolitori che sono regolari, ma la maggior parte non lo sono. Quindi c'è tutto un problema legato al fatto che avrebbero, insomma, provocato dei problemi ambientali in quelle zone. C'è un rimessaggio di roulotte su via Casilina, che è su proprietà comunale, sottoposta a vincolo archeologico e quasi algistico, destinata al parco pubblico, ma in realtà c'è un rimessaggio di roulotte. C'è un problema legato agli accessi, perché in realtà il parco di Centocelle è un parco di 120 ettari, ma la zona ripulita e sistemata è soltanto di 33 ettari, quindi comunque una parte parziale. All'interno del parco c'è un'area militare del Pentagono, e in più, motivo per cui è scoppiata nel 2017 questo conflitto, che cosa succede? Scoppia un incendio a gennaio del 2017, che non riescono a spegnere, cioè esce questo fumo per più di 30 giorni, fino a quando praticamente scoprono che è legato al fatto che c'erano dei rifiuti interrati, quindi stiamo parlando di 3 metri più o meno di rifiuti interrati dentro questo parco. Nasce da qui un comitato, non soltanto uno, prima uno e poi cascata tanti altri, che chiedono appunto la bonifica di questo parco. Quello che abbiamo fatto noi come Sud è provare, appunto, la nostra mission, quello che vi dicevo prima, è provare a fornire degli strumenti alle comunità che si battono su queste vertenze. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo chiesto dei finanziamenti, abbiamo individuato dei finanziamenti per fare un progetto per andare a fare delle analisi del suolo del parco di Centocelle, per dimostrare che c'era qualcosa che non andava, cioè nel momento in cui è successo l'incendio è stata emessa un'ordinanza che diceva che avrebbero dovuto bonificare entro 30 giorni il parco, cosa che nel 2017
campioni che abbiamo prelevato. Ovviamente questa cosa qui non sta, cioè noi non ci stiamo sostituendo all'ente pubblico, ma questa cosa deve fare in modo che i cittadini abbiano uno strumento di pressione affinché sia poi l'ente pubblico a bonificare e a caratterizzare prima di tutto i rifiuti per capire che tipo di rifiuti sono e poi successivamente per andare a bonificare il territorio. Non ve lo posso vedere, però anche qui c'era un video che vi faceva vedere questa situazione. Il caso del TMB salario, ve lo ricordate? L'11 dicembre 2017 c'è stato un incendio enorme che ha provocato, vabbè, non so quanti di voi sono romani in realtà, però c'è stato un incendio molto rilevante che ha provocato praticamente la visione di questo fumo nero anche al centro storico, sebbene fosse accaduto un incendio a Roma Nord, quindi delle sue zone, quindi del salario. Che cosa era successo? Che andò a fuoco un impianto di trattamento meccanico biologico che gestito dall'AMA e si occupava di rifiuti differenziati, quindi quello che doveva fare avrebbe dovuto selezionare e trasferire agli altri impianti, separando la frazione umida, quindi l'organico, da quella secca, e quindi dalla carta, plastica e vetro. Attraverso questo processo che viene chiamato trattamento meccanico biologico, quindi diciamo che questo impianto era soltanto, non era la destinazione finale dei rifiuti, ma era un impianto in cui io andavo a separare e poi successivamente parte di quei rifiuti sarebbe andati a riciclarsi, altri invece in discarica. Quello che è successo è che in realtà però questo impianto non funzionava davvero così, perché se funzionasse davvero così non ci sarebbe niente di male. Il problema invece è che non ha funzionato così, tant'è che a un certo punto ci sono stati una serie di incendi e quello più disastroso è stato questo dell'anno del 2017, che ha provocato una vera catastrofe. Sono stati bruciati 3 tonnellate di rifiuti in poche ore, sprigionando una quantità di diossina pari a quella prodotta da 100 inceneritori in un anno, e questo l'ha dichiarato il presidente dell'AMA, quindi comunque coloro che gestivano quell'impianto. Ed è interessante notare come subito dopo l'incendio viene stato prodotto questo studio dell'ARPA che ha mostrato tutta una serie di irregolarità che aveva questo impianto, e quindi che praticamente ha dato ragione poi effettivamente alla cittadinanza, che comunque da anni che lamentava una serie di problematicità, tra cui il problema degli odori che c'erano, tant'è che nello studio dell'ARPA dice che l'impatto sul territorio della putrescenza dei rifiuti era almeno 4 volte i limiti consentiti. Io mi perderei e vi farei fare questa piccola esercitazione, non vi faccio vedere gli altri. Praticamente vi voglio far costruire una mappa, vi voglio far imparare a fare Google Maps, Google My Maps, non so se quanti di voi sanno farlo. Vabbè, ho pensato che era uno strumento carino da utilizzare per costruire tutte quelle mappe che vi ho fatto vedere, no? Quello che mi piacerebbe che voi faceste è costruire una mappa delle centrali a carbone. E qui vi ho fatto un tutorial su come si fa. E vi ho selezionato una serie di materiali che voi potete vedere. Siccome ci rimane poco tempo, quindi 10 minuti, quello che faremo è semplicemente dividerci dei gruppi da 5 persone e io vi darò dei materiali e poi faremo insieme questa mappa. Se io vi faccio vedere come si fa, poi girerò gruppo per gruppo per farvelo fare. La cosa che dovete individuare nei materiali che io vi do è la localizzazione di queste